istituzioni centrali hanno dato non un grande interesse di più, perché personaggi, famiglie come possono essere quella dei De Filippo, degli Scarpetta, dei De Filippo, sono ormai una rarità, diciamo che rappresentano la storia del teatro non solo napoletano ma anche italiano, per cui è un obiettivo e con una partenza come quella di Napoli, con una mostra piena di straordinarie testimonianze e una mostra, come ho detto in conferenza stampa, molto moderna, ci consente di fare partire e rappresentare al meglio la famiglia e Napoli e il teatro napoletano italiano all'estero. Tante volte non si sanno, per esempio, delle notizie, Edoardo De Filippo è tradotto in 47 paesi del mondo. Abbiamo una sezione dedicata appunto al rapporto con l'estero, con locandine che vengono da oltre 40 paesi dove è stato rappresentato. Non c'è una parte del mondo dove Edoardo non abbia avuto visibilità e successo.